Tanto guagno per tutti ragazzi, io sono Miss Alanelle e siamo qua con il quarto episodio della serie di sfide su Far Cry 3. La sfida di oggi, come potete vedere qui sotto, dato che me l'avete intestata, sarà uccidere un sacco di pirati con la macchina, e al posto che schiantarmi ovviamente, perché lo sapete che non sono troppo brava con i veicoli in questo gioco, però ci proveremo insomma. Adesso ovviamente usciamo da Amanaki, qua sopra dovrebbe esserci una macchinina, eccola infatti. Quindi andiamo a cercare un po' di pirati con questa macchina. Questa macchina che è sempre qua e torna sempre qua. E io ogni volta distruggo, ma pazienza. Allora, certo che mi proponete sempre delle sfide in cui faccio un po' schifo. Però, a dire la verità, forse è un po' colpa mia che non sono tanto inesperta, tanto brava, eccetera, eccetera, eccetera. Ho visto anche che qualcuno mi ha proposto tipo di, non lo so, di mettermi in bikini ogni volta che muoio, però sarebbe una cosa un po' brutta, quindi scordatevelo, non lo faccio. Ovviamente mi sono già andata a schiantare per la prima volta, adesso entriamo in torre. Oh, vedo là in fondo dei pirati, vedo là in fondo dei pirati. Prima vorrei schiantarmi. Via! Yeah. Ora però mi sono schiantata. Sono morti? Scusate un secondo. Sono morti? Sì? Paiono morti. Quindi noi ce ne andiamo per la nostra strada. Andiamo a cercarne altri. No, però abbiamo detto solo pirati, non cose del genere, no. Comunque là non ci investo niente. È più figa una macchinina. Macchinina rossa, rossa. Però questa macchinina non è tanto rossa. Vabbè, dove vai? Non a schiantarti, spero. No, allora. Ok. Ok. Io farei anche in versione U, però ho paura di finire giù dal ponte. Quindi vorrei evitare di fare cavolate. Là vedo altri pirati. Venite qua. Venite qua. No. Fuck. Ma ce la farò ad andare. Oddio, sono riuscita a fare inversione a U. Oddio, sono riuscita a fare inversione a U. No, però no. Ma cosa? Ma perché tutti i pirati vogliono rompermi il culo? È una cosa insensata. È ingiusto più che altro. Ah no, ma questo è morto. Vieni qua. Vieni qua. No, non morire, no, macchina, vieni qua. Se, no, io ti ho ammazzato. Ma dove sei? Ma quanti sono? Ma da dove sono arrivati più che altro? No. Tra l'altro questa, se riesco a non dover scendere dalla macchina, probabilmente questa sarà la sfida fatta di un'altra che mi avevate chiesto. Mi sto facendo capire? Insomma, mi avevate chiesto di fare un'altra sfida in cui non dovevo scendere dai mezzi, quindi dovevo muovermi per la mappa solo su mezzi. Non mi ricordo se di terra o anche d'acqua, comunque. Oh. Yeah. Ho ucciso un po' di persone innocenti, mi sa. Poverelli, non se lo meritavano. No. Oddio, io odio sto mouse, perché se muovo il mouse muovo anche la visuale. Però se muovo la visuale non capisco più dove sto andando, quindi rischio di schiantarmi. Adesso non so minimamente, non ho più pari idea di dove io stia andando. Sto proprio girando a caso per la mappa. Oh, là ci sono dei pirati. Però adesso, no. Sì, ciao. In cui dovevo combattere contro un coccodrillo o uno squalo a mia scelta. Beh, ho combattuto e ho vinto. Adesso penso ne troverò un altro e morirò, però questo non è importante. Eccoti, macchinina rossa, questa è veramente rossa, yeah! Macchinina rossa, dove vai? Quanti chilometri farai? Spero tanti, perché se non ne faccio tanti significa che vado a schiantarmi. Poverello, ti lasciamo là perché non ho voglia di fare l'infermiera stavolta.
Pirati. La cosa bella di questo gioco, bella, brutta, che dir si voglia, è che i pirati sono ovunque. Quindi, se avete bisogno di trovare dei pirati, guardatevi attorno, semplicemente girate l'angolo e ne trovate. È pieno, veramente pieno. Quindi però ho scambiato quella pianta per dei pirati perché era rossa. Quindi io ovviamente collego il rosso ai pirati e ci vado addosso, un po' come i tori, no? Però io non ho le corna, fortunatamente. Quindi sto dicendo cose a caso, non lo so, capitemi, non... Sono veramente, veramente stanca, perché sono tornata dal treno, col treno da Canto, tipo 10 minuti fa. E solo che sul treno non c'era l'aria condizionata, quindi sono sfinita, stavo, non lo so, sembrava una sauna, era una cosa assurda. Cioè, se volete una sauna, tranquillamente andate in treno, che tanto è la stessa cosa. Dimagrite un po', invece di far fatica, magari rischiate di morirci, di rimanerci secchi, però potrete dimagrire e... eccetera. Che hanno parlato? Boh. Oddio, sono in sincrono. Vabbè. Ah, che male. Io non ho fatto niente. Vieni qua. No, non volevo ucciderti stavolta. Oh mio Dio. Sto facendo un po' fumo e non mi piace la cosa. Vediamo se si sono fatti male questi. Vi siete fatti... Dove è finita la macchina? Dove è finita? Cioè... No, seriamente? Dove è finita la macchina? Là? D'accordo. Avanti, senza paura. E ora mi frego la vostra macchina. Yeah. Ciao. Scusate. Non volevo. Scusate. Oh. Pian piano sto imparando a guidare. Le ultime farole famose, così mi buttai nel fiume. No, vabbè. Allora, altri pirati. Là sopra probabilmente. No, ne troveremo anche avanti, inutile rischiare di girare attorno e morire, perché data la mia proagine a guidare è possibilissimo e succederà di sicuro. Lì c'è un'altra macchina, però mi stavo distraendo a guardare l'altra macchina e non ho guardato la strada e stavo per volare giù. Ovviamente, se potete guidare, non fate come me. In questo episodio non sta succedendo niente di particolarmente interessante, a parte cercare di trovare pirati da uccidere. Ovviamente i pirati sono ovunque e io non ne sto trovando. Ma cos'è questa mafia? Cioè, io che ho bisogno di pirati non li trovo. Forse sì che li trovo. Sono dietro di me. No, dall'altra parte. Perché c'è un libro qua? No, così. Così. Ce la posso fare? Yeah. Ma no. Vabbè, vorrà dire che non qua. E ci schianteremo. No, quelli sono pirati per davvero. Per davvero. Aspetta, ce la posso fare. Ma questi insulti gratuiti no. Vabbè, facciamo che ti mangerò il cuore. Grazie. Vabbè, inseguitemi se volete. Tanto io vi seminerò. Sicuro? Cosa? Fai schifo. Grazie. Mamma mia. La cattiveria di questi pirati
È inaudita. E quelli là sono altri pirati? Sono... Il gioco sta scattando un po' troppo, non ci sto capendo niente. Probabilmente sì. Oh, eccoli là. Eccoli là. What up? Via, via, via. No, no, no. No. Perché li trovo solo sui veicoli e non per terra? Io come faccio a ucciderli sui veicoli? Schifoso. Schifosi, no, schifoso. Ci sono più pirati, non solo uno. Sto rompendo questa macchina un po' troppo. Adesso esce troppo fumo. Magari esplode come nei migliori film hollywoodiani. Su, via. Mirate al serbatoio. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oh, vi prego, voglio usare questo. Vi prego, voglio usare questo. Vi prego. Fatemelo usare. No, 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 no. No, 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 no. Mi aspetta un mondo di dolore. Aspetta, non se prima riesco a tornare sulla macchina. Vai, 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 vai. Retromarcia, retromarcia. No. Sono riuscita a morire. Cioè, sparate le gomme. Io ero ferma e sono morta. Ero una morta. Vabbè, direi che questo episodio lo concludiamo qui, anche perché non credo succederà niente di interessante, anche perché sono morta capito? Ovviamente avete capito perché siete intelligenti. No, perché mi stanno girando un po' le scatole. Ma perché mirate le gomme e io non mi sto muovendo? Accidenti, io non posso uccidere nessuno ora, quindi sono vulnerabile. However, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordate, tante guagne per tutti. Lasciate un mi piace, lasciate un commento con le sfide che volete propormi per la prossima volta. Quindi niente, ci vediamo a venerdì, sabato prossimo, quello che sarà. E...